Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale un prodotto che ritengo davvero interessante. È interessante per le sue caratteristiche e per il suo prezzo. E il prodotto di cui stiamo parlando è lui, uno Smart TV Box, la 95X F3 seconda generazione. Questo prodotto è un prodotto low cost, perché comunque costa meno di 40 euro, che con il coupon sconto che trovate qua sotto in descrizione il prezzo si abbassa ulteriormente. E ragazzi, abbiamo un prodotto che trasforma qualsiasi monitor e qualsiasi televisione in prodotti smart. Il bello di questo prodotto è che abbiamo installato di serie Android 11, quindi questo piccolo accessorio ci darà la possibilità di utilizzare applicazioni di ogni tipo, ma questo lo vedremo tra poco. Allora, lui vi arriva all'interno di questa confezione, una confezione davvero semplice, dove trovate lui, il supporto non guardatelo perché l'ho messo io adesso per appoggiarlo sopra, quindi vi arriva lui, vi arriva l'alimentatore, vi arriva il radiocomando e il cavo HDMI per collegarlo a qualsiasi televisione o monitor. Quindi la confezione è davvero semplice, poi all'interno trovate anche un piccolo manuale in inglese, però è davvero intuitivo e semplice perché non c'è poco da capire e da fare. Quello che ci interessa a noi ovviamente è questo, Android 11 installato di default. Allora ragazzi, le sue caratteristiche sono comunque interessanti perché abbiamo un prodotto con processore quad core, abbiamo 64 giga di memoria, 4 giga di RAM, supporta sia il wifi 2,4 che 5,8 GHz, quindi doppia banda per quanto riguarda il wifi, e poi ha un sacco di connessioni. Adesso lo analizziamo un attimo da vicino dal punto di vista delle connessioni e poi iniziamo a parlare di cosa si può fare con lui e con la vostra TV o il vostro monitor. Allora, questo A95X è disponibile in varie colorazioni, in questo caso il mio è viola, vedete, un viola scuro metallizzato. Qua abbiamo i LED che vanno ad illuminarsi in base allo stato di utilizzo, quindi abbiamo una striscia LED multicolore che va a variare in base all'utilizzo ed è veramente bella da vedere dal punto di vista estetico, ci fa capire al volo cosa stiamo facendo in base alla colorazione che ha preso il LED. Poi qua frontalmente abbiamo un display che ci dà le indicazioni base, l'ora, la connessione wifi, lo stato se acceso, spento, se è in riavvio, quindi informazioni base molto semplici, l'abbiamo in questo display. Poi sul lato sinistro abbiamo due prese USB 2.0, uno slot per micro SD, poi nella parte posteriore abbiamo la presa per l'alimentatore, una presa HDMI per collegarla ai televisori e ai monitor, una presa Ethernet con velocità fino a 100 megabit per secondo, poi abbiamo una connessione ottica e una connessione AV analogica. Quindi questo è tutto quello che abbiamo per quanto riguarda prese e connessioni. Quindi dopo avervi spiegato tutte le connessioni che ha, posso adesso darvi a spiegare cosa si può fare con lui, o meglio quello che ho fatto io utilizzandolo. Allora, innanzitutto lui lo possiamo utilizzare con il suo telecomando, davvero molto molto semplice, che è possibile farlo diventare anche un mouse con questo tasto, anche se dal punto di vista del mouse non è un granché, quindi dovremmo muovere la frecciolina muovendo il telecomando, ma lo trovo molto più reattivo utilizzando le frecce. Infatti vedete che è molto reattivo con il suo telecomando, ma in alternativa che io ho trovato molto pratica da utilizzare è il mouse. Io ho collegato un mouse semplicissimo, un mouse della Hexa, che porterò poi qua sul canale insieme ad altri prodotti Hexa, che basta collegarlo, non c'è ovviamente da fare nessuna installazione, lo si collega nella sua porta USB e abbiamo subito, vedete, la frecciolina che si muove tranquillamente col mouse andando a cliccare su qualsiasi applicazione, facciamo doppio clic e andiamo ad aprirla. Per tornare indietro, clic con il tasto destro anziché con quello sinistro, che è quello che ci ha fatto aprire l'applicazione, e ritorniamo alla home principale. Scorrendo con la rotella classica del mouse andiamo a far scorrere le schermate. Quindi io col mouse mi sono trovato davvero bene nell'utilizzarlo. È possibile anche collegarci una tastiera, e un'altra cosa interessante è che possiamo collegare
collegare dispositivi Bluetooth, perché comunque lui ha installato un ricevitore Bluetooth 5.0, quindi abbiamo la possibilità di collegare tantissimi dispositivi con connessione Bluetooth. Nel mio caso ho collegato lui un joypad Bluetooth per gaming, uno di quelli economici, quelli che vanno bene anche con gli smartphone Android per intenderci, e ragazzi è tanta roba. Quindi dopo averlo associato al dispositivo tramite il menu, perché comunque abbiamo un menu cliccando qua sull'ingranaggio, che alla fine è davvero semplice. Qui praticamente è tutto il menu, cliccando su preferenze dei dispositivi abbiamo la possibilità, vedete, di modificare tutte le impostazioni. Abbiamo Bluetooth e qua possiamo andare ad associare i nostri dispositivi Bluetooth. Vedete che qua ho associato Gen Game, che sarebbe lui, quindi è praticamente come il menu di uno smartphone, che comunque abbiamo Android 11. E la cosa interessante di questo Smart TV Box, come abbiamo detto, a parte il prezzo, è proprio la possibilità di installarci di tutto, perché abbiamo il Play Store, come abbiamo visto un attimo fa quando l'ho aperto. Quindi abbiamo il Play Store per andare a scaricare le applicazioni che vogliamo di ogni tipo e genere, e in più abbiamo la possibilità anche di andare a installare le APK, quindi in maniera semplicissima installeremo le APK come potremmo fare con uno smartphone che utilizza il sistema operativo Android. Quindi andando qua su file browser andiamo a vedere che all'interno abbiamo local disk, che sarebbe la memoria fissa che ha la 95X, mentre questo qua è la micro SD che io ho installato nello slot micro SD. E quindi veramente semplice installare delle APK con applicazioni che non sono disponibili su l'App Store. Ovviamente l'utilizzo principale per avere applicazioni per vedere film, teleserie TV e via dicendo. Quindi vedete che se io vado ad aprire il menu delle applicazioni, ho tutte queste applicazioni, tipo Disney Plus l'ho installato io, Netflix era già installato, Prime Video l'ho installato io, Mediaset Infinity l'ho installato io e Rai Play l'ho installato io. Quindi tutte queste sono state installate in maniera semplicissima andandole a scaricare dal Play Store. Vedete qua Disney Plus, se no possiamo andare anche a vedere Mediaset Infinity, cioè veramente ci dà un sacco di possibilità per questo utilizzo. Ma ovviamente non è l'unico utilizzo di questo dispositivo Smart TV A95X. Un utilizzo che ho trovato molto interessante è la possibilità di utilizzare emulatori per retro gaming. Quindi in maniera molto semplice andiamo a installare gli emulatori, perché comunque l'emulatore che troviamo tranquillamente sul Play Store, tipo questo MAME for Android, un emulatore per riprodurre tutti i giochi MAME, e ragazzi è tanta roba. Io, come vedete, ho installato delle ROMs, perché come sapete all'interno degli emulatori le ROMs non sono mai incluse, quelle dovete andare a scaricarvele voi dai vari siti che ci danno la possibilità di scaricare le ROMs. E guardate, se io vado ad accendere il mio controller che è già stato associato e abbinato a A95X, vedete che lui si è già connesso, e muovendo il controller vado a far partire e scegliere quale gioco giocare. Quindi supponiamo di far partire, che ne so, Street Fighter 2, ed ecco qua è partito Street Fighter 2. Adesso gli diamo il tempo di caricare e devo dire che funzionano secondo me in maniera più che perfetta. Quindi lui riesce tranquillamente a gestire anche gli emulatori. Ho installato anche l'emulatore per giocare ai giochi della prima PlayStation e devo dire che anche in quel caso si è comportato davvero bene. Adesso vado a farvi vedere come funziona. Start e via. Quindi vedete che bello dal punto di vista pratico l'utilizzo anche in queste situazioni, è davvero tanta roba. Ovviamente adesso io non sto giocando, le sto prendendo. Quindi torniamo al menu. Per tornare al menu possiamo tornarci o con i tasti se li abbiamo impostati nel controller, o cliccando sulla casetta del nostro telecomando, e torniamo subito al menu. Eccolo qua, quindi in un attimo torniamo al menu se non abbiamo impostato i tasti per uscire dal controller, altrimenti con i tasti impostati nel controller possiamo comunque tornare al menu. Quindi questa è un'altra possibilità che ho trovato davvero interessante. Poi ovviamente tra le varie possibilità di utilizzo, che poi ognuno potrà utilizzare come meglio pensa, questo dispositivo che è davvero interessante, perché soprattutto è un prodotto che ha un prezzo secondo me molto accessibile per quello che ci viene dato. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, ovviamente la possibilità di navigare in internet, vedete che qua abbiamo
Chrome, quindi possibilità di navigare tranquillamente in internet come se fosse un computer alla fine o uno smartphone, quindi è davvero semplice anche navigare in internet. Perché poi anche digitare con la tastiera, se non colleghiamo una tastiera direttamente, vi faccio vedere, se io clicco qua vedete che mi si apre qua sotto la tastiera e con il mouse posso tranquillamente andare a cliccare velocemente le lettere per scrivere, quindi si riesce a scrivere con il mouse in maniera velocissima anche se non abbiamo collegato nessuna tastiera. Poi con il tasto destro facciamo i vari click fino a tornare alla home principale. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, oltre ovviamente alla possibilità poi di andare a vedere foto se le abbiamo messe nella galleria, riprodurre video, cioè tutte queste cose che facciamo normalmente con uno smartphone, abbiamo anche la possibilità di fare l'AirPlay, e l'AirPlay lo possiamo fare con qualsiasi dispositivo, anche un dispositivo Apple, quindi anche con un iPhone potremmo trasmettere quello che abbiamo all'interno del nostro telefono su questo monitor o su una televisione usando AirPlay. Per fare questo abbiamo di serie installata un'applicazione, adesso ve la faccio vedere, che è comunque installata di default ed è questa, AirScreen. Se io vado a cliccarci sopra, vado ad aprirla e vedete che qua lei mi fa vedere che lei è connessa alla rete del A95X. Se io prendo il mio telefono, ok, vado ad aprire una foto, vado ad aprire una foto qualsiasi, ok, e vado a condividerla e vado a cliccare su AirPlay nelle impostazioni, mi dà la possibilità, vedete qua, MacBook Pro, che sarebbe il mio computer, o AS95X F3 Air 2. Quindi se io ci clicco sopra, perché comunque lui l'ho già associato, ecco qua, vedete che è arrivata la foto che io stavo guardando nello smartphone. E questo, ragazzi, è fantastico. Una volta aperta basterà scorrerle e vedete che scorrono anche nel monitor, come le sto facendo scorrere io qua nello smartphone. E questa è una figata perché è possibile farlo anche con dispositivi iOS, come in questo caso un iPhone. Quindi in maniera semplicissima, avete visto, ho condiviso quello che ho all'interno del mio smartphone sul monitor o sulla televisione. Quindi è bello per vedere quello che abbiamo fatto durante il giorno con lo smartphone e farlo vedere un po' a tutti. Ovviamente adesso il telefono è andato in stand by, quindi si è sconnesso. Per associarlo è davvero semplice, perché vi uscirà un QR code, basterà inquadrarlo con lo smartphone e a quel punto lo smartphone sarà associato a questa applicazione e alla 900X. Quindi in maniera super semplice avete associato lo smartphone al dispositivo. Ovviamente questa procedura la fate una volta associato, a posto. Quindi questa è un'altra di quelle funzioni secondo me interessanti nell'avere questo dispositivo. E poi è possibile installare giochi direttamente dal Play Store. Ho installato Asphalt 9 Pro, diciamo che già con questo gioco iniziamo un po' a arrancare con le prestazioni, e qua parliamo comunque di un dispositivo low cost ma che fa girare benissimo tantissime altre applicazioni e giochi. E infatti, come vi stavo dicendo prima, ho installato anche DuckStation. DuckStation è un'applicazione per riprodurre i giochi della PlayStation prima versione, quindi in questo caso vedete che ho installato Dead or Alive o Tekken 2. Adesso me ne faccio partire uno giusto per farvi capire come funzionano. Ovviamente, come vi ho detto, le ROMs dei giochi non sono installate negli emulatori, perché questo non è legale. Essendo le ROMs protette da copyright, gli emulatori non possono avere all'interno le ROMs, quindi dovete andarvele a cercare voi e andare voi ad inserirle all'interno degli emulatori, come succede poi con qualsiasi dispositivo che utilizza un emulatore per arcade o retro gaming. Vedete qua Tekken, come comunque fluido, scorrevole, cioè tanta roba anche da questo punto di vista. Quindi vedete che anche far girare un emulatore impegnativo come comunque quello di una PlayStation prima generazione ci riesce tranquillamente. Quindi usciamo, exit game, e voilà, torniamo alla home del nostro A95X. Quindi ragazzi, ti spero di essere riuscito a spiegarvi che figata pazzesca che è questo piccolo Smart TV Box, che molteplici utilizzi potremmo avere utilizzandolo, come qualsiasi monitor o TV, anche che non è di ultima generazione dal punto di vista smart, lo possa diventare, ma anche una TV di ultima generazione smart magari non ha la possibilità di installare vari tipi di applicazione, perché comunque non usa un sistema operativo come Android 11 in questo caso, quindi magari è più limitata per certi versi. Mentre con questo dispositivo veramente abbiamo infinite possibilità
di utilizzo. E poi al prezzo che è meno di 40 euro, che con il coupon sconto che trovate qua sotto in descrizione si abbassa ulteriormente, diventa ancora più appetibile. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione riguardante la 95X di seconda generazione vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV dei miei droni, tantissime cose arrivano su Instagram. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti il mondo della tecnologia, quindi tantissimi prodotti in offerta lì li trovate. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video.